drone FPV, due camere da confrontare e un piano ben preciso. Io passerò sotto il ponte con le due camere installate sul drone FPV e Greta nel frattempo lo attraverserà in mountain bike. Esattamente, avete capito, sarà un confronto tra GoPro Hero 11 e Insta360 Go 3. Questo episodio non vuole essere una recensione, bensì un confronto. Per la recensione vi lascio il link qua sotto in descrizione per capire tutte le funzionalità di entrambe le camere. Quale delle due farà il caso vostro? Scopriamolo assieme in questo episodio. State vedendo già un po' di immagini a confronto, provate a capire qual è una e qual è l'altra camera. È giunto il momento di svelarvi che le immagini di sinistra sono state registrate con Go 3, mentre quelle di destra con GoPro Hero 11. L'avevate capito? Sono molto curioso, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Con GoPro si potrà registrare in 5,3K, ovvero la sua risoluzione massima. Con la Go 3 potremmo utilizzare fino a 2,7K. Su entrambe sto utilizzando il profilo colore normale, naturale, e come FOV lineare. La risoluzione 2,7K della Go 3 è sicuramente l'argomento più discusso. Prima di parlarne vi svelo un segreto: il mio ultimo reel postato su Instagram è il reel più condiviso di sempre ed è anche quello più commentato. L'ho registrato con la Go 3 in costiera amalfitana. Mille commenti su come avessi fatto a ottenere una qualità così elevata. Questo per dire che sui social il 2,7K ma anche il Full HD 1080 va più che bene, è più che sufficiente. Alla fine i contenuti vengono visualizzati su uno smartphone con un display davvero piccolo. Detto questo, è ovvio che con GoPro Hero 11 avremo un'immagine con una qualità più elevata, soprattutto se registriamo in 5,3K. Ma avremo anche degli svantaggi, ovvero i file saranno molto pesanti e dovremo avere un computer davvero performante per poterli editare, mentre per editare i file di InstaGo 3 ci basterà uno smartphone, bene o male di ultima generazione. Ne approfitto di questa galleria tunnel alle mie spalle per un test low light. Vediamo come si comportano le camere. E intanto avete sentito un po' come si comportano i microfoni di entrambe le camere. In questo momento per vloggare sto utilizzando il display anteriore di GoPro che non è touch, mentre per vedere se l'inquadratura è corretta o meno sulla Insta Go 3 ho flippato semplicemente il display. In questo caso, essendo il display principale, è touch e potrei banalmente andare a cambiare le impostazioni. C'è anche parecchio vento in questo momento, è da segnalare. Entriamo nella galleria. Vediamo anche la gamma dinamica delle due camere. Ok, siamo fuori. A furia di salire siamo arrivati in paradiso. Guardate le montagne, quanto sono imponenti, che cornice. Sono davvero soddisfatto della location. È giunto il momento di mettere a dura prova la stabilizzazione. E allora mettiamo la GoPro in modalità boost e la Go 3 in modalità max. Corriamo dietro Greta che fa una bella discesa. Salto, olè! Wow, ho preso una storta!
shakeriamo anche un po' per vedere come si comportano. Direi che ci siamo. Ottimo. Bella discesina. Mentre installo le due camere sul drone, vi racconto come andrò a stabilizzare le due riprese. Con GoPro Hero 11 andrò a disattivare la stabilizzazione elettronica in modo tale da avere i dati del giroscopio nella ripresa, e in post-produzione tramite Real Steady stabilizzerò l'immagine perfettamente. Mentre con Insta360 Go 3 vado a selezionare la modalità video free frame per avere un video senza stabilizzazione e avere il pieno sensore quadrato. Successivamente posso andarla a importare sul programma Insta360 e mettere la modalità FPV. Ho parlato della modalità free frame video. Cosa ci permette di fare? Direttamente dall'app di Insta360 potremo scegliere il FOV, lineare, action, eccetera. Ancora più interessante è il fatto che si possa scegliere il formato 9 sedicesimi, 16 noni, 1:1. Questo potremo farlo anche da GoPro Hero 11 utilizzando il formato 8 settimi. Registreremo con tutto il sensore. Prima di scegliere il FOV e il formato, in questo caso su GoPro dovremo per forza scaricare il file, il filmato. Dovremo effettuare un passaggio in più e dovremo avere anche memoria sullo smartphone. Davvero comodo in entrambi i casi il fatto che si possa cambiare il formato direttamente dall'applicazione. Fondamentale parlare degli accessori che ci permetteranno di effettuare diverse tipologie di riprese da diverse prospettive, per non tenere sempre la camera in mano, oppure come in questo caso in mountain bike sarà impossibile filmare con la camera in mano. Gli accessori in dotazione a GoPro Hero 11, un po' il sorriso perché ci daranno solamente un attacco per il casco, mentre con Insta360 Go 3 avremo tre accessori. Breve riassunto: la clip da applicare ad esempio al casco oppure a un'aletta di un cappellino, ed essendo magnetica si inserisce molto facilmente. L'iconico medaglione, comodo per tutte quelle riprese in POV, e il supporto con adesivo dedicato. Lui è snodabile e potremmo applicarlo un po' ovunque. Bene o male, con questi tre accessori potremo eseguire un po' tutte le riprese che abbiamo in mente. Con GoPro è inevitabile che dovremmo avere un po' di accessori dedicati, e comprate quelli originali perché quelli non originali si spaccano e potremmo anche rompere la camera. Alcune considerazioni: GoPro ha il classico aggancio e sgancio a vite, ormai lo conosciamo bene. Con la Go 3 sì, potremmo utilizzare lo stesso tipo di aggancio, ma volendo abbiamo l'aggancio magnetico. Davvero comodo, molto veloce. Una volta che si agganciano i due supporti è sicurissimo, non la sganciamo più. E in più, come abbiamo visto prima, lei essendo magnetica la potremmo riagganciare a qualsiasi supporto che lo permetta. Non banale il fatto che anche durante la registrazione o a registrazione spenta, nonostante la camera non sia presente nell'action pod, io possa tranquillamente vedere cosa sta inquadrando e all'occorrenza cambiare inquadratura oppure inclinarla un po' di più o un po' di meno per riprendere il soggetto. Davvero comodissimo quando posizioniamo la Insta sul casco, e naturalmente posso anche gestirla facendo partire la registrazione o cambiando alcuni parametri di registrazione. Questa funzione fa davvero la differenza, non butteremo più clip su clip perché sbagliamo l'inquadratura. Per gli sport è fondamentale poter registrare con un grandangolo abbastanza spinto, e allora vediamo la differenza tra Hyperview di GoPro mentre con la Go 3 Ultra. Vediamo. Che flow! Bello battuto! Wow! Eh sì, quel suono era la GoPro che si è spenta perché la batteria si è scaricata. Per fortuna ho altre due batterie nello zaino, ora la sostituisco, ma ne approfitto per parlare di durata della batteria. GoPro in 5,3K si fanno all'incirca 45 minuti, con Insta360 solamente lei, utilizzata senza l'action pod, riusciamo in 2,7K a registrare 35-40 minuti, mentre utilizzata con l'action pod, che funge come base di ricarica, riusciamo ad arrivare complessivamente ad 1 ora e 40.
Go 3 ha la batteria interna, quindi se lo volessimo ricaricare dovremmo avere un power bank e in una mezz'oretta si ricarica completamente, mentre con la Hero 11 dovremmo avere altre batterie nello zaino, oppure anche qui si ricarica con un power bank ma sarà un po' più lunga la ricarica perché la batteria è un po' più grossa. Anche la memoria è interna, non si può né sostituire né ampliare. Al momento dell'acquisto potremo scegliere le varie taglie, da 32 fino a 128 GB. Secondo me la migliore è 64 GB, più che sufficienti per portarsi a casa una settimana di clip. Per la GoPro dovremo acquistare e inserire una micro SD anche di una certa qualità, altrimenti poi si blocca, eccetera eccetera. Durante la discesa le ho montate sul casco e parliamo di pesi. GoPro Hero 11 154 grammi e dopo un paio di ore si fa sentire. Insta 360 con l'Action Pod 133 grammi, sì, è più leggera e più piccola. Go 3 senza Action Pod solamente 35 grammi ed è così che vi consiglio di utilizzarla sul casco oppure in qualsiasi ambito sportivo e non solo. Leggera e non si sente assolutamente nemmeno dopo tante tante ore, e quando non si utilizza si ripone nell'Action Pod per dargli un boost di ricarica. E essendo così leggera, perché non sfruttare il bastone in carbonio unicorno per fare una ripresa un po' particolare? Rec! Yeah! Come prezzi? GoPro Hero 11 è già un po' che uscita, quindi il prezzo si è abbassato, 399, mentre la Go 3 è appena uscita ed è a prezzo pieno, si parte da 429 e si sale. Considerate anche che qui dovremo comprare alcuni accessori, micro SD e almeno due o tre batterie di ricambio, mentre in questo caso potremo utilizzare gli accessori in dotazione e dovremo procurarci un power bank se vogliamo utilizzarla ad oltranza. Bene, avete già una scelta precisa oppure avete qualche dubbio? Il mio consiglio è che se ne fate un uso più amatoriale, Insta Go 3 sarà più funzionale, più pratica, i video anche grazie all'applicazione si potranno editare più facilmente, mentre se non vogliamo assolutamente rinunciare alla qualità massima, allora GoPro Hero 11. Per maggiori dettagli oppure più semplicemente perché volete acquistare una delle due cam, vi lascio il link qua sotto in descrizione. Se lo acquisterete da questo link supporterete il mio lavoro e il canale. Noi ci vediamo anche su Instagram per rimanere aggiornati in tempo reale su cosa faccio, cosa combino. Ad esempio ho lasciato la traccia GPS di questo bellissimo percorso. E nulla, al prossimo video, alla prossima avventura. Ciao!